Ma ho raccolto l'invito di persone che stimo molto, che da tempo si occupano di problemi della mia città e lo fanno con uno spirito costruttivo, con tanta passione e con tanto amore. Chi ci segue, chi entra in questo spazio è sicuramente un'umanità che negli ultimi tempi, proprio perché sono state fatte eseguite per delle misure particolari, ha trascorso il proprio tempo chiuso in casa a studiare, ad aggiornarsi e a capire il significato del diritto e il significato della salute. Ma oltre all'ordinario, insomma, io istituirei un assessorato per la felicità, e anche un assessorato che ha a che fare soprattutto non con le risorse umane, ma con le virtù umane, perché la vera economia di questa città, soprattutto, che è una città stupenda, è proprio nella grande capacità creativa che ha il popolo napoletano. E quella è la vera economia, non la moneta cartacea, tantomeno quella digitale. Ma guardi, Napoli è città metropolitana. Io spero tanto che il PD, chi ha promesso di risanare il debito, lo faccia per Napoli e non per un sindaco del PD.